Puntata numero 57 di Overtime, ben ritrovati amici dell'hockey e benvenuto a Nicola Munari. Buonasera a tutti. Prima volta qui a Overtime, primo anno a Milano, direi fin qui come ti stai trovando, un'esperienza che hai fortemente voluto? Sì, l'esperienza l'ho fortemente voluta, mi sto trovando molto bene, il gruppo è fantastico, questo lo sapevo già perché ho conosciuto i ragazzi tramite la nazionale, però è veramente una gran bella stagione. Sabato sera una vittoria importante per 5-1 contro Asiago Vipers, per te è una partita speciale. Sì, contro la mia ex squadra è veramente, per me è molto bello giocare contro. Però batterli anche, nel senso sì, che batterli, ecco, dopo la Coppa Italia bisogna ripartire subito col piede giusto. Sì, esatto. Non è stata la miglior partita nostra, però secondo me non abbiamo neanche giocato male. Loro giocavano in una maniera un po' conservativa, esatto, diciamo conservativa, e abbiamo fatto un po' fatica, però pian piano ce l'abbiamo fatta e i tre punti sono arrivati. Esatto. vediamo highlights e interviste di Milano Asiago. Munari ancora in mezzo per il tap-in vincente di Brian Belcastro, va via Crivellari, scivolano il difensore dell'Asiago, Crivellari in mezzo, grandissimo assist. Adesso è Baldan a scambiare con Banchero. Dall'altra parte assist e gol di Ferrara. Ustra vincono il duello, questa volta i Vipers. Spiller che cerca e trova per il tap-in vincente. Si chiude il triangolo, Lettera va a concludere meravigliosamente. Che triangolo, Lettera Belcastro. Centra, lascia per la conclusione di Baldan che trova il gol. Siamo con Baldan al termine della vittoria del Milano su Asiago per 5-1. Era importante ripartire con il piede giusto dopo il weekend scorso di Coppa Italia. Non è stato facile all'inizio, perché comunque Asiago è una squadra che attraversa un buon momento. Poi qual è stata la chiave? Noi l'avevamo preparata la partita, non c'è niente da nascondere, eravamo preoccupati da Asiago perché ha fatto un'ottima prestazione la settimana scorsa contro Vicenza, l'abbiamo preparata, è andata bene anche questa volta. Ora è fondamentale non sbagliare niente, perché saranno tutte partite decisive. Andremo avanti, testa alta, stiamo lavorando sodo e speriamo di arrivare pronti agli appuntamenti importanti. Sì, il calendario non è certo facile, due trasferte, Padova e Vicenza. Padova sarà sicuramente speciale per te. Padova è speciale per me, la mia ex squadra, e anche lì ho seguito stasera, hanno fatto un ottimo risultato. Un'altra partita dura, sarà da sudare. Siamo con Strazzabosco al termine di Milano-Asiago 5-1. Al di là del risultato, mi sembra che questa sera abbiate confermato una crescita sostanziale dell'ultimo periodo, anche se ovviamente non siete soddisfatti. Sì, siamo cresciuti, però ci manca un po' di... Ci mancava un po' proprio l'ultimo passo per confermare i risultati, anche contro Vicenza ci è mancato proprio i dettagli per andare in finale. Stasera è andata come è andata, ci mancava qualche giocatore, però dai, abbastanza bene. Dai. Adesso mancano 3 giornate alla fine della regular season, facili direi, Padova, Vicenza e poi Monreale, no, a parte gli scherzi. Tre belle partite, intense sicuramente, noi non vediamo l'ora di giocare contro queste squadre e niente. Dal punto di vista mentale, ecco, l'aver perso la Coppa Italia può aver cambiato qualcosa nelle vostre, ha minato qualche certezza oppure il gruppo è ripartito secondo te? No, me non è mai successo in tutti questi anni in cui gioco hockey, e c'è stata una reazione fantastica sia da parte dell'allenatore che da Ricky che dal presidente, hanno fatto un gran bel discorso e per me è stato veramente secondo me è stato meglio perdere, perché ci serviva una scossa per cominciare a giocare molto meglio e entrare più cattivi in campo. Senti, prima di andare a vedere gli highlights poi della giornata di campionato, una domanda, una curiosità, Nicola Rolli Munari. Che c'entra Rolli? Rolli, sono stato soprannominato Rolli da Nicola Frigo, che gioca col Vicenza,
lui giocava su ghiaccio con me e praticamente mi ha dato il soprannome Rolly perché dice che assomiglio a Rolly Ramoser, ex capitano del Bolzano, campione di hockey su ghiaccio. Sì. E da lì tutti quanti hanno cominciato a chiamarmi così. E allora Rolly, nella seconda parte parleremo poi di Coppa Italia con Ricky Tessari. Per quanto riguarda te, ti ringraziamo. Grazie mille. E buon proseguimento di stagione, assolutamente. E noi andiamo a vederci ora gli highlights della 15ª giornata di campionato. 27, Valbusa, tiro dal centrocampo. Che assist involontario di Valbusa, esce fuori Malizia, prova il dribbling. Va a sinistra il consegnato per Veronese, il Ferrara segna, Piazzi vuole segnare il 2-0. Giro disco e poi gol, puntato da Podda, ancora male Fabrizio, con lungo dei bastoni. Si attacca con Giamacco, Ravelli, Giamacco! Manuel Fabrizi, il tiro, e c'è il gol di Manuel Fabrizi! Andarci da Vime pure. E ora Giamacco Novelli cerca e trova il tiro di Elia! Tranquilli! Con l'ultima azione, gol! Ingaggio vinto per Vicenza che tira e sorprende Lanner. Vince Vicenza l'ingaggio, passaggio all'uomo libero, tiro di Lebengol. Apriamo adesso il capitolo dedicato alla Coppa Italia disputata nel weekend scorso e quindi è qui con noi il direttore tecnico del Milano, Ricky Tessari, bentornato. Ciao Giorgio, grazie, ciao a tutti. E allora, un weekend che si è concluso con la vittoria dei Diavoli Vicenza, ai quali ovviamente rivolgiamo i nostri complimenti. Prima di andare a vedere quello che è successo e analizzarlo nel dettaglio, un tuo commento generale riguardo all'organizzazione di questo evento. Per la prima volta si è posato lo Stilmat al pattinodromo, grande pubblico mi sembra, che impressione hai avuto? Ma l'organizzazione è stata direi molto buona, tant'è che noi ci siamo complimentati alla fine della tre giorni con il Vicenza, con tutti i loro, da parte del presidente, tutti coloro che hanno collaborato, perché l'organizzazione è stata assolutamente buona, non ci sono stati problemi di nessun tipo, quindi direi che è stato un gran successo la manifestazione. Il fatto di aver poi posato lo Stilmat ha fatto sì che lo spettacolo ne beneficiasse. Grandissimo spettacolo, lo vedremo dalle immagini, iniziando ovviamente, sapete la formula prevedeva i gironi da tre squadre, poi le semifinali, poi le finali. Adesso seguiamo quindi il percorso del Milano che è arrivato alla finale con i Diavoli Vicenza, vincendo il proprio girone, battendo gli stessi Diavoli Vicenza nella prima partita 3-1, sconfiggendo poi il Real Torino e poi in una semifinale tiratissima il Verona. Quindi vediamo questa prima parte relativa alla Coppa Italia. Belcastro. Più vecchio dei quattro, Belcastro proprio, intanto arriva il gol, può ripartire ancora Milano, partita molto veloce, molto ritmi, molto alti, passaggio di Rigoni, disco dimenticato da Rigoni e c'è il gol, lo spazio per il tiro che arriva in questo istante e Milano che segna. Di parte il sistema offensiva con Ferrari per Banchero, Ferrari, il tiro, il gol di Ferrari, succede? Vedete qui quando perdi un secondo per guardare, sarebbe Letizia, disco per Moro, il tiro e il gol, credo di Letizia dall'esultanza, e fa gol addirittura, praticamente in maniera... Gironcino di qualificazione semifinale è andato bene, abbiamo ottenuto due vittorie, la prima un po' sofferta con Vicenza, ma abbiamo giocato bene, abbiamo concesso poco e abbiamo fatto una bella partita con un buon ritmo. Contro Torino abbiamo avuto un po' di riposo perché abbiamo giocato la mattina del sabato, è stata una partita non bellissima secondo me, però l'importante era qualificarsi per la semifinale stancandoci il meno possibile. Da Belcastro lo disco per Lettera, ancora Lettera si accentra e c'è il gol. È benissimo anche in Europa, gol di Dalben, attenzione, il tiro e il gol. In questi
primo due giorni intanto dal Ben, dal Ben il tiro, correzione del tiro per Balu, gol Balbusa, lettera, il tiro di lettera e c'è il gol. Belcastro, il tiro, il gol. È stata una semifinale molto dura, Verona è scesa in campo determinata e con la voglia di portare a casa questa vittoria. Ci siamo trovati un attimo sotto nel risultato, però comunque si è riusciti a ribaltarla, abbiamo fatto gioco di squadra e si è stati molto bravi a portare a casa questa vittoria. Adesso. Allora Ricky, tre vittorie per arrivare a centrare la finale, molto sofferta ma ci sta, la semifinale col CUS Verona, una vittoria all'ultimo minuto, non è la prima volta che il Verona riesce a mettervi in difficoltà, che partita è stata quella secondo te? È stata una partita nella quale Verona ha disputato un'ottima partita sulla falsa riga di quanto aveva fatto qualche settimana prima qui da noi, appunto, quando abbiamo vinto solamente 2-1. Ma Verona è una squadra in crescita, assolutamente, sta giocando molto bene, ben messa in pista, pattinano molto, sono stati molto disciplinati e ci hanno messo in difficoltà. Poi alla fine, con capacità, con pazienza, siamo riusciti comunque a portarla a casa. Dall'altra parte ancora più difficoltà per i Diavoli Vicenza, perché Asiago è arrivato ai rigori, quindi ha un soffio dalla clamorosa qualificazione alla finale. Questo però, diciamo, è un dato positivo della manifestazione, una sorta di livellamento verso l'alto, quindi non solo monologo Milano-Vicenza, ma due semifinali tirate, è un buon segnale. Ma sicuramente non solo le due semifinali molto tirate, ma tutto il torneo è stato di alto livello, quindi direi che è un buon segnale, visto che negli anni passati c'era un po' una spaccatura, diciamo, tra quelle che erano le squadre di prima fascia, chiamiamole così, e poi il resto del campionato. Questa Coppa Italia ha dato segnali incoraggianti da quel punto di vista. L'atto conclusivo è stato comunque quello da tutti atteso, la grande finale Milano-Quanta, Diavoli-Vicenza, l'hanno spuntata questa volta i biancorossi per 3-1, quindi vediamo gli highlights della finalista. Passo il disco per tirare, tiro, la finta su Ronco, e c'è il gol, eccezionali fin qui, miracolose, il gol, lo diciamo, lo diciamo, arriva il gol, Bellini, da per lettera, cerca ancora deviazione, goal. Stavolta arriva, e questo è un gran gol. Per Lettera, poi Lettera sbaglia, attenzione, dritto sulla stecca di Delfino, e questo deve essere gol. Delfino chiude così. Abbiamo visto le immagini della finalissima, comprensibile la delusione, però anche nelle vostre dichiarazioni a caldo la prestazione comunque è stata convincente, è stato comunque un ottimo Milano, questa volta è andata male, però non c'è da recriminare dal punto di vista della prestazione. No, hai detto bene, è stato un ottimo Milano non solamente in finale ma per tutto il torneo. La stessa finale comunque Milano ha giocato molto bene, non possiamo rimproverarci nulla, direi. Bisogna fare i complimenti al Vicenza che ha sfruttato alcune occasioni meglio di noi, ha fatto qualcosa di più in quella partita, quindi bisogna dar merito al Vicenza. Noi, ribadisco, non abbiamo nulla da rimproverarci. Sicuramente dispiace, sicuramente dà fastidio aver perso un trofeo importante al quale tenevamo molto, però siamo stati battuti, quindi questo è l'aspetto, diciamo, che ci rasserena, che non ci fa avere nessun tipo di, diciamo, di pressione, perché comunque, ribadisco, può capitare, prima o poi doveva capitare, meglio se capitava dopo, però è capitato. Comunque complimenti al Vicenza, perché questo ci tengo a dirlo, loro hanno meritato di vincere. La finale si è conclusa con il classico gol dell'ex a porta vuota, Andrea Delfino ha siglato il 3-1. Poi ha rivolto un gesto, a mio avviso, poco elegante nei confronti della tifoseria rosso-blu, esultando. Cosa ne pensi? Ma sicuramente è un gesto brutto. Brutto, antisportivo, irriconoscente. Perché comunque nei 4 anni durante i quali Andrea è stato qui, dove ha avuto l'opportunità di vincere tanto, la tifoseria, perché in questo caso lui ha rivolto un brutto gesto nei confronti della tifoseria, l'ha sempre supportato, l'ha sempre incitato, l'ha esaltato. Quest'anno, pur essendo, diciamo, giustamente sportivamente, da tifosi risentiti della sua scelta, non gli hanno mai rivolto un coro offensivo contro, mai uno striscione, mai nulla, quindi hanno portato rispetto comunque all'atleta, lui non ha portato assolutamente rispetto, tra l'altro non me ne ero accorto negli ultimi secondi e me ne sono accorto solamente dopo un'ora della fine della partita, in quanto ricevo delle chiamate da parte dei tifosi, mi dicevano: ma hai visto Delfino? Guarda, non ho visto niente. Poi rivedendo la partita, io direi che comunque un campione, un vero campione, si comporta in maniera diversa. Credo che quantomeno delle scuse nei confronti tifosi sarebbero dovute. Bene, direi che possiamo chiudere qui il capitolo relativo alla Coppa Italia. C'è un altro capitolo importantissimo prima dei playoff scudetto ed è l'avvenimento clou, l'Eurolega. Anche quest'anno Milano ovviamente partecipa in Italia, a Roana, a metà aprile. Abbiamo i nomi delle 12 squadre che parteciperanno. C'è anche un'altra italiana, Cittadella.
Sicuramente non sappiamo ancora i gironi, vero? Se non erro, Ricky. Non... No, dovrebbero uscire settimana prossima. Però possiamo già cercare di capire quali possono essere le squadre più forti. Insomma, direi i soliti spagnoli, ci sono gli svizzeri. Cosa sapete voi? Spagnoli, gli svizzeri, il Norton, il Bratislava, che è un, diciamo, una... un'incognita, gli svedesi che potrebbero avere una squadra rinforzata rispetto allo scorso anno, essendo stata posticipata di 15 giorni a manifestazione. Quindi ci sono degli incognite, ci sono delle squadre che potrebbero appunto essere più pericolose di quanto non siano state in passato, ecco. Però non c'è il Retel, perché ha perso il campionato francese, è una buona notizia o non cambia niente? Beh, allora, sicuramente loro, sincero, loro nel panorama europeo credo che hanno dimostrato lo scorso anno di essere ancora di un livello molto molto alto, forse ancora un gradino superiore agli altri. Il fatto che non ci sia mi dispiace per loro, onestamente, però sportivamente io, diciamo, devo badare a quelli che sono gli interessi della nostra squadra. Prima di quell'appuntamento così importante, tre giornate di campionato difficili: Padova, Vicenza in trasferta e poi chiusura con Monreale. Nota di servizio è stata anticipata al 6 aprile quella partita con Monreale, perché ovviamente Milano sarà impegnato in Champions. In ballo c'è il primo posto, che è importante. Beh, molto importante in funzione dei playoff, ovviamente, per poter avere il vantaggio della pista di casa. Sono tre partite che non dobbiamo assolutamente sottovalutare. A partire da sabato prossimo andremo a Padova, una squadra che abbiamo visto durante il campionato capace di risultati importanti, di continuità soprattutto. Una squadra molto giovane, patinano tantissimo, hanno grande entusiasmo, non hanno nulla da perdere. Il 30 poi a fine mese saremo a Vicenza, quindi lì direi che in quell'occasione credo che si deciderà un po' quello che potrebbe essere la classifica finale, salvo che non succeda qualcosa da qui al 30. Dopodiché noi sicuramente il 6 di aprile dovremo comunque anticipare la partita con Monreale, che è l'ultima, per poterci poi presentare appunto a Roana per la Champions, che ovviamente sarà sempre in diretta sul canale FISR. Bene, direi buon lavoro, Ricky, ce n'è davvero tanto da qui a fine stagione. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e sì, buona serata. Si conclude la puntata numero 57 di Overtime, alla prossima. We'll be right back.